Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Alessio e oggi vado a fare una cosa che non è nemmeno una novità, l'hanno già fatta tantissimi altri miei colleghi, ovvero vado a prendere una foto che avevo realizzato ed editato 2 anni e mezzo fa circa e vado a rieditarla oggi. Ma non è tanto per farti vedere un software che funziona meglio dell'altro, quanto piuttosto andiamo a vedere come andrei a editarla oggi, perché se fai editing come faccio io in modo abbastanza costante nell'arco dei mesi, quindi realizzo foto, le edito eccetera, con il tempo si migliora, è assolutamente normale questa cosa, un po' come in fotografia, fare fotografia con il tempo ti fa migliorare nelle capacità fotografiche, anche nel gusto e capacità di interpretare la situazione, e lo stesso vale per l'editing. Con il tempo si matura una capacità migliore nell'editing, ma anche un gusto migliore, diverso nell'editing, si capiscono degli errori, si notano di più delle cose fatte un po' male, diciamo. E proprio per questo, se magari sei durante una giornata piovosa, non sai cosa fare, potrebbe essere utile esercitarsi in questo modo, ed è quello che farò io. Prenderò una foto che ho realizzato veramente parecchio tempo fa, 2 anni e mezzo fa, con un'uscita con Flavio sulle Tre Cime di Lavaredo. Prima di andare sul desktop del mio computer, ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, perché la maggior parte di voi guarda i miei video ma non è iscritta, e per me è molto importante l'iscrizione, mi darà veramente una mano e a te non costa assolutamente nulla. Ad ogni modo, andiamo sul desktop del mio computer e andiamo a vedere di che foto si tratta. Ed eccoci qui, questa è la foto incriminata. Si tratta di una foto, ti racconto il contesto, fatta durante un'uscita sulle Tre Cime di Lavaredo, ovviamente, fatta con Flavio, ed eravamo usciti un giorno dove sapevamo che sarebbe arrivato un temporale. In realtà il temporale è arrivato più tardi del previsto, doveva arrivare nel primo pomeriggio, è arrivato nel tardo pomeriggio, e va bene, c'era un po' di disagio da questo punto di vista perché dovevamo tornare indietro e c'era questo tempo, ma in realtà è stato veramente un valore aggiunto, perché abbiamo beccato questa situazione dove il temporale è passato e il sole stava tramontando, quindi ci siamo beccati questo tramonto strepitoso con la luce gialla che passava dalla parte destra di questo fotogramma e col temporale che stava scivolando via, ed era un contesto bellissimo. Ho fatto la foto, l'ho editata in questo modo e, come ti avevo già detto, ero soddisfatto dell'editing che avevo fatto, tant'è che sono riuscito anche a vendere questa foto, una persona che se l'è stampata e attaccata dietro al suo divano. Veramente un risultato che mi piaceva, insomma. Però se lo guardo ora, onestamente, non mi piace per niente, vedo tante cose che farei in modo diverso in base ai gusti che ho ora. Ma andiamo a vedere com'era la foto inizialmente. La foto era così, questa è la foto file raw ottenuto dalla Canon EOS R, proprio la prima, comunque macchina strepitosa per fare fotografia, 32 megapixel, veramente una gran bella macchina, dei bei color. Questo qui è il file grezzo, sono andato a editarlo e ho ottenuto questo risultato. Mamma mia, quando vedo questo scambio un po' vedo tante cose che non vanno, ma non parliamo delle cose che non mi piacciono, andiamo a vedere come andrei a editarla ora. Quindi la prima cosa che faccio è prendere questa immagine e farne una copia virtuale, eccola qui, che mi servirà appunto per dopo vedere prima e dopo con l'immagine originale. E quindi prendiamo la copia virtuale e iniziamo a fare l'editing. Parto ovviamente da sviluppo, utilizzo Lightroom Classic CC nell'ultima versione, ma potrebbe valere con qualsiasi software, non è che questo è migliore degli altri. Ma ad ogni modo, cosa farei qui? Allora, io voglio recuperare sicuramente il dettaglio sulle nuvole e andrei a lavorare prima di tutto con luci e bianchi, però attenzione, un passaggio prima. Solitamente, ultimamente, applico questo step iniziale, applico un valore di 10 su texture, chiarezza e rimozione foschia, è una serie di valori base che vado sempre a mettere in modo da ottenere, vedi, prima era così, dopo è così, vedi, un miglioramento un po' del micro contrasto. Va bene, andiamo avanti. Potrei lavorare anche sul profilo, Adobe Colori potrebbe andare bene, magari metto Adobe Paesaggio, che vedi, carica un po' i colori, potrebbe essere un po' più interessante in questo contesto. Ok, punto di partenza questo. Inizio, abbasso le luci, vado tranquillamente fino a meno 100, non mi faccio problemi, anche sui bianchi, ok, c'è ovviamente il bilanciamento del bianco da correggere, ma una cosa che andrei a fare in questo contesto è proprio abbassare anche l'esposizione. Preferisco abbassare l'esposizione e avere questo
contrasto un po' più forte, perché abbassare l'esposizione mi porta anche a un aumento un po' della saturazione dei colori, e vado poi a schiarire le ombre con appunto lo slider delle ombre, vado a schiarire un po', posso anche andare a valori molto alti e i neri un pochino, ok, potrebbe andare bene. Vado anche a lavorare un po' con la temperatura colore. Un trucco che ti posso suggerire è quello di portare la saturazione al massimo, perché questo mi permette, lavorando sul bilanciamento del bianco, di capire meglio qual è l'impatto del cambio del bilanciamento del bianco. Vedi, così molto più fredda, così molto più calda. Cerco di trovare un equilibrio tra le zone chiare e le zone in ombra, che non ci sia un qualcosa che prevale, troppo caldo, troppo scura, quindi trovo magari la via di mezzo che mi potrebbe andare bene, questa qui, ok, e riporto ovviamente la saturazione a zero. Aumento un po' il contrasto, ok, sì, mi va bene. E vado a fare un'altra cosa, la chiarezza l'ho impostata più 10, però mi serve come parametro iniziale. Dopodiché ultimamente faccio questa cosa qui: invece di portarla a valori massimi, che vedi aumenta il micro contrasto, tendo a portarla in negativo. Vedi che fa questo effetto, un po' effetto orto, ecco, così sarebbe corretto chiamarlo. Forse utilizzo appunto questa tecnica, abbasso un pochino. A quanto direi che un meno 20-25 per questa immagine può andare bene. Vediamo prima, dopo. Questo qui, questo è il primo step iniziale. E adesso vado anche un po' a lavorare con degli interventi localizzati. Prima però vado su color grading, perché sfrutterò qui le ruote colore con un metodo che molti di voi magari non utilizzano. Vado sui mezzi toni e attenzione cosa faccio: lavoro sulla luminanza. Guarda cosa riesco a fare, riesco a tirare fuori un po' di luminosità sui mezzi toni, che a me onestamente piace. Quindi da qui vado ad aumentare un pochino e lo vedo soprattutto qui sulle tre cime. Vedo che c'è un aumento della luminosità che mi piace particolarmente. E adesso iniziamo proprio con l'editing vero e proprio, lavorando in modo selettivo. Quindi vado a sfruttare le maschere, vado a prendere le maschere, e questo mi permette di guardare l'immagine, vedere dei punti che magari necessitano degli interventi della luminosità, esaltare un po' il tutto, e vado lì appunto a fare l'intervento per migliorare quell'aspetto. Tanti non amano lavorare con questa tecnica delle maschere in modo localizzato, ma in realtà è fondamentale imparare questo metodo di editing, che può essere anche più semplice di tanti altri interventi che noi andiamo a fare, e non dobbiamo stupirci nemmeno o sentirci in colpa di utilizzare questa tecnica, perché alla fine, se ci penso, penso ai grandi maestri, Ansel Adams, che uno non c'entra nulla con l'immagine a colori, anche se ne ha fatte, però so che lui utilizzava tanto mascherare in fase di stampa le immagini negativi per creare appunto questa cosa qui che adesso noi facciamo con Lightroom in modo molto semplice, applicando una maschera. Insomma, andare a mascherare delle zone, schiarire, si fa perché funziona, e si tratta di migliorare il risultato finale, non di stravolgere l'immagine, anche perché, come abbiamo visto prima, il file RAW in sé è un file senza niente, non ha struttura, non ha nulla, è solo un concentrato di informazioni molto utili appunto per l'editing. Ma continuiamo. Cosa andrei a fare? Lavoro molto con la sfumatura radiale, eccetera. Ok, ci sono la I che mi permette di selezionare il cielo, ma per ora, per questa immagine, non vado a sfruttarla. Sfumatura radiale. E cosa faccio? Voglio schiarire, vedi, questo blocco qui davanti, che sembra piccolo, in realtà è gigantesco. Vado a schiarirlo perché è un bel impatto all'inizio. E quindi vado a selezionare quest'area, così, e vado per l'appunto a lavorare un po' con l'esposizione. Vedi che tiro fuori un po' di luminosità in questa zona, e qui sì un po' di chiarezza. Dov'è? Su effetti, chiarezza, qua sì, vado a dare un po' di chiarezza, potrei dare anche un po' di texture, ma no, lasciamo a zero texture, mettiamo un po' di chiarezza per tirare fuori appunto un pochino questa parte, questa zona, ok? E vado anche a lavorare un pochino col bilanciamento, temperatura del bilanciamento del bianco con la temperatura, per dargli quella, ok, un po' togliere un po' quel
quella dominante un po' più fredda che va a colpire queste zone. Non devo tanto preoccuparmi della maschera, perché poi posso tranquillamente riposizionarla. Infatti io l'ho messa così, ma in realtà poi, vedi, mi piace anche piegarla un pochino per andare a schiarire questo versante della montagna che era un po' al buio. Ok, mi può star bene. L'altro intervento che vado a fare è qui sulle tre cime, e vado a sfruttare per l'appunto ancora una volta una maschera radiale. Quindi maschera radiale la vado ad applicare in questa zona, e quello che voglio ottenere, te la nascondo, quello che voglio ottenere è tirar fuori un po' di luminosità, contrasto in questa zona, perché è dove arriva la luce del sole, quindi sarebbe quella più impattante anche dal punto di vista visivo, è la parte forse più interessante della foto. Quindi vado a fare questo tipo di intervento, vado anche qui a schiarire un pochino, a dare un po' di contrasto, ma vado a sfruttare soprattutto chiarezza. Ok, ci siamo. Vediamo con riduzione foschia, ecco sì, forse un pochino anche di riduzione foschia ci sta. Allarghiamo un pochino, ok, così, vediamo, prima, dopo, vedi che è venuto fuori un po' di dettaglio, sicuramente texture, ecco qua, tiriamo fuori un po' di texture. Lavoriamo anche sul colore, c'è questo giallo, però magari lavorando un po' con la temperatura, vediamo se lo scaldo un pochino, anzi, faccio una cosa diversa, vado a sfruttare gli ultimi strumenti che mi mette a disposizione Lightroom, ovvero colore punti, eccolo qui, colore punti, vado a campionare appunto questa colorazione, e cosa ci faccio? Innanzitutto visualizza solo gli intervalli, voglio vedere solo quelli, ma qui non incide tanto perché è solo a livello maschera, ma ad ogni modo vado a, vediamo, a cambiare un po' la tonalità, la porto un po' più verso questa colorazione rossi, e vado anche a, vediamo, l'intervallo lo amplifico un po' di più, sì, in modo da non essere troppo selettivo, essere più sfumato, e vado anche a lavorare magari con la saturazione, vediamo se ci sta, sì, un pochino, vediamo luminosità, vedi come mi tira fuori quello che ti dicevo prima, volevo tirare fuori un po' di luminosità da quell'area, la luminosità sembra funzionare piuttosto bene. Ok, e vado a riadattare un pochino la maschera, magari per colpire più zone all'interno di questo contesto. Vediamo prima, dopo. Ecco qui l'intervento che ho fatto, mi piace. Cosa potrei fare ancora? C'è un aspetto, questa zona delle nuvole qui in alto, che vorrei contrastarla un po' di più. Quindi vado a sfruttare una sfumatura lineare che faccio partire, eccolo qui, lateralmente, e guarda cosa faccio, riduco l'esposizione, ok, vediamo con il contrasto, andando in negativo, vedi, va a smorzare un pochino l'incisività dell'intervento, quindi no, questo qui lo lascio qua, lo faccio dopo, comunque scurisco un po' questa zona, lo riadatto, che è appunto la parte dalla quale arriva il temporale, aumentiamo un po' il contrasto, ok, facciamo un attimo un confronto veloce con l'immagine iniziale, prima, dopo, ecco qui tutta una serie di interventi, andiamo avanti, qui, cioè, a parte che c'è la GoPro che va eliminata, c'è questa parte qui sotto che non mi piace, nella versione originale avevo lasciato il rapporto standard, io andrei a correggere un pochino questo aspetto facendo un taglio più a 16 noni, credo ci stia meglio, quindi vado sul taglio e metto 16 noni, nel frattempo do anche un occhio se è raddritta, no, vedi un piccolo raddrizzamento, ad ogni modo vediamo di riposizionarlo, direi che qui ci sta bene, starei un po' più basso così vediamo un po', ok, qui c'è la GoPro e ovviamente questa vado a eliminarla con gli strumenti qui di correzione, questi qui sì, vado a sfruttare l'intelligenza artificiale in modo che Lightroom sia in grado di eliminarlo in modo efficace, ok. Vediamo un po' com'è l'immagine finale. Vado a lavorare un pochino sulla color, quindi torniamo qui sui color wells, andrei sulle ombre e proviamo un attimino, vediamo sulle ombre, eccole, non mi piace quella colorazione originale, vado qui
esagero, vedi, esagero, perché mi interessa trovare qual è il colore che mi interessa. Questa qui, questa dominante mi piace, o più magenta, diciamo più verso il magenta perché il tramonto porta quei colori, però ovviamente la saturazione è eccessiva, quindi clicco qui e vado da 0 a magari aumentare un pochino, così sì, mi potrebbe star bene. Volendo potrei schiarire un po' la montagna qui in fondo, ci provo, eventualmente elimino l'intervento, quindi vado qui, creo una sfumatura radiale, vado magari a colpire questa zona e vediamo, faccio un po' una prova così indicativa, schiarire un po' portando magari un po' di texture e con la chiarezza, no, chiarezza è un po' eccessiva, provo ad aumentare un po', allargare. Vediamo se questa tipologia di intervento mi soddisfa. Qui no, qua così. Vediamo se mi può piacere il risultato. Vediamo prima, dopo. Un po' sì, forse un aumento un po' del contrasto. Ok, sì, dai. Prima, dopo, sì, dai. Un po', vedi, quella zona dargli un po' di carica che prima non c'era. E c'è ancora quest'area che potrebbe essere un po' troppo scura. Lavoriamo sempre con una maschera, io lavoro con la radiale perché è più comoda, ma in realtà puoi utilizzare anche il pennello eccetera, e vado giusto a darle un po' di schiarita alle ombre, non tanto, neri, ok, vediamo prima, dopo, un pochino giusto per equilibrare perché ci trovo un squilibrio eccessivo. Una delle ultime cose che vado a fare solitamente è dare anche una vignettatura, creare una vignettatura sull'immagine, e non vado a sfruttare la vignettatura quella fornita dal software, ma ne creo sempre una io con questa sfumatura radiale. Questo qui è diventato alla fine un video sulla sfumatura radiale, in realtà si possono utilizzare tante tecniche, ovviamente invertita perché voglio che venga applicata esternamente. E come? La metto un po' in diagonale così e vado a togliere un po' di esposizione, però vedi, se esageri, ok, è carina magari all'inizio, ma guarda, poi compensare con il contrasto, vedi, toglie un po', la rende meno incisiva, un po' sì, ok, ma veramente poco. Vediamo com'è prima, dopo, giusto giusto un pochino. O sono incerto sul masso qui in basso a sinistra, che io prima ho lavorato con questa maschera, magari se la allargo, o meglio la ingrandisco un pochino, andiamo a ridurre un po' le dimensioni, ecco, magari a gestirla in questo modo, ok, per tirar fuori un po' di intervento anche in quella zona, sì dai, così ci potrebbe stare. Ok, un consiglio che ti posso dare è appunto quello che ho appena fatto ora, cioè di ridurre un po' le dimensioni, perché riesci a vederla meglio a monitor dal punto di vista complessivo e capire magari se ci sono dei punti, tipo qui non sono ancora tanto convinto, però per ora mi basta così. Qui vedo una dominante che non mi piace, qui in mezzo, probabilmente con la situazione eccetera, c'è un po' di verde che non mi piace nemmeno un po', e potrei fare un intervento solo sul cielo togliendo i verdi. Proviamo a fare questa cosa, quindi andiamo qui, questa volta sfrutto l'intelligenza artificiale, vediamo. Seleziona cielo, vediamo se mi trova qualcosa, se me lo becca bene, sì dai, e proviamo a campionare il colore, vediamo se mi becca, sì, vedi che mi trova questa dominante un po' verde, andiamo ad amplificarla, e se ci tolgo la saturazione ancora non mi soddisfa, quindi no, vado a ripristinare colore punti e lavoro con la saturazione dal punto di vista generale, provo a togliere un po' di saturazione, ok, mi piace decisamente di più, ok, direi che forse così mi piace di più come risultato finale, vediamo, prima, dopo, prima, dopo, perde un po' sì di luminosità gialla sulle nuvole qui dietro, ma in realtà a me piace come risultato perché rimango più concentrato proprio sulla colorazione delle cime.
quindi volendo potrei anche esagerare e portare la saturazione a zero, ma no, così sarebbe totalmente naturale. Però sì, mi piacerebbe, eccola qui, toglierla, lasciare intravedere un po' di blu, ma senza togliere totalmente il colore. Ok, per ora così direi che questo tipo di editing mi soddisfa decisamente di più come l'ho fatto ora. Andiamo a vedere il confronto, so già che sarà disastroso il confronto con l'immagine com'era all'inizio, quindi andiamo qui. Adesso così, vedi, l'editing c'è stato molto incisivo, ma voglio vedere il confronto con l'editing che avevo fatto 2 anni fa, quindi prendo queste due, le metto a confronto e eccolo qui. Eccolo qui, il confronto è molto importante. Il confronto si vede proprio un genere di intervento diverso. 2 anni e mezzo fa avevo esaltato tanto il contrasto dell'immagine. Guarda che contrasti, come si vedono tutti i dettagli sulla montagna alla sinistra, le tre cime, gli elementi primo piano, anche i colori come sono stati modificati tantissimo. Guarda invece qui a destra su questa immagine come l'ho mantenuta più cupa e ho cercato di tirar fuori la luminosità che andava a colpire le tre cime. Ovviamente si può migliorare ancora, magari tirando su un po' tutta l'immagine con lo sviluppo, schiarendola un pochino, però il concetto è quello, ho lavorato in modo diverso e credo onestamente, vista in questo contesto, che il nuovo editing che ho fatto ora mi soddisfa molto di più rispetto a come l'avevo fatta 2 anni e mezzo fa. Infatti ho anche scelto questa immagine perché vedevo che quell'editing delle tre cime non mi piaceva più adesso. Al tempo mi ricordo, ero molto soddisfatto, te l'ho già detto, ma l'editing che ho fatto ora mi piace decisamente molto di più. Vediamo di ingrandire, ecco qui, vado anche su qualche dettaglio. Guarda qui le tre cime, come ho tirato fuori molto più contrasto, mi piace molto di più. Ho perso ovviamente dettaglio sul monte qui alla sinistra, ma ci sta secondo me, perché sono le tre cime che sono le protagoniste in questo contesto. L'elemento in primo piano, sì, ok, vedi com'era molto più contrastato, freddo in precedenza, come ho preferito lavorarlo ora con molto più dettaglio anche sulle luci. Ho lasciato più scura questa zona, mi piace però molto di più come l'ho editato ora in questo momento rispetto a come l'avevo editato in passato. Quindi torniamo sulla mia immagine, andiamo a vederla, immagine originale, immagine editata, eccola qui. Questo è tutto quello che ti posso dire, quello che posso portare come contenuto oggi. Spero ti sia stato utile, credo di sì, perché ritengo ancora una volta che sia un buon esercizio quello di prendere editing fatti in precedenza e rimetterci le mani per appunto vedere com'è cambiata la nostra sensibilità nell'editing e nel percepire la modifica nelle immagini, perché è bene cambiare anche con il tempo, diventare migliori, migliorare la nostra capacità di modifica. Sarebbe molto grave se noi rimanessimo sempre costanti con l'editing senza mai migliorare, perché magari ce lo imponiamo perché vogliamo avere uno stile. In realtà no, dobbiamo anche imparare ad evolverci un pochino. Se c'è questa necessità, si impara a editare meglio. Fammi sapere cosa ne pensi, se il video ti è piaciuto metti un like al video, vai qui sotto e lasciami un tuo commento. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao da Alessio.